Ad Aversa, accompagnata da oltre 1.000 tifosi al seguito, la Salernitana, allenata da Perrone, insegue l'ottava vittoria consecutiva in campionato con l'obiettivo di consolidare il primato in classifica. Tutto questo contro l'Aversa Normanna, che in settimana ha cambiato allenatore, il ritorno di Romaniello al posto di Sergio. In tribuna il DG della Lega Pro Ghirelli e il DS della Salernitana Susini. Salernitana che si schiera con il 4-3-1-2, rientra Ginestra e a metà campo c'è Zampa al posto dello squalificato Perpetuini. Aversa al Normanna in campo con il 4-3-3 con i nuovi arrivati Ricci e Manco sin dall'inizio. In apertura d'incontro ci prova subito Ginestra dopo due minuti. Attento il portiere avversario. Undicesimo minuto, azione di Munar sulla sinistra, pallone per Mancini, la conclusione a giro del talentuoso centrocampista, pallone alto sulla traversa. Fanno festa i supporters della Salernitana, presenti in gran numero sulle gradinate dell'impianto partenopeo. Attacca l'Aversa Normanna al minuto numero 13, lo fa con Marano, conclusione dalla distanza, pallone alto sulla traversa. 39esimo minuto di gioco, è il momento decisivo dell'incontro, serie di errori ai limiti dell'area di rigore, ne approfitta Montervino, la conclusione del capitano della Salernitana ed il vantaggio della formazione granata, 1-0 per la Salernitana che spezza così l'equilibrio e poi l'esultanza di Montervino che se la prende con alcuni tifosi dell'Aversa che lo avevano insultato nel pregare ed anche durante lo svolgimento della prima frazione di gara. Si accendono gli anni sulle gradinate dell'impianto di Aversa ed anche in campo con i calciatori della formazione di casa ed il tecnico che provano a fare da paceri. Ammonito il capitano della Salernitana. Nei minuti finali della prima frazione l'Aversa Normanna prova a riequilibrare il punteggio, il colpo di testa di Bova, pallone al lato. Alla fine della prima frazione Montervino prova a chiedere scusa ai tifosi di casa. La reazione degli stessi e quella dello staff tecnico dell'Aversa Normanna impediscono a Montervino di chiarirsi con i tifosi dell'Aversa. Poi le tensioni si trasferiscono sulle gradinate, vengono a contatto le due tifoserie. L'intervento deciso da parte delle forze dell'ordine ad allontanare i tifosi della Salernitana. Alla fine feriti due carabinieri, il bilancio della domenica nel campionato di seconda divisione tra Aversa Normanna e Salernitana, incidenti anche a fine partita con i tifosi dell'Aversa Normanna che provano a venire in contatto con quelli della Salernitana. Poi spazio alla seconda frazione di gara, un secondo tempo molto diverso anche per la pioggia abbondante che comincia a cadere sul rettangolo verde di Aversa Normanna. Al quarto minuto ci prova Guazzo, pallone alto sulla traversa. Poco dopo viene espulso per doppia ammonizione Rinaldi, Perrone corre ai ripari, dentro Tuia, fuori Munar, sempre difesa a 4 per la Salernitana. Ci prova Marano, il colpo di tacco del centrocampista dell'Aversa Normanna si perde di poco al lato, la conclusione di Zampa, attento Gragnaniello. Al 12esimo minuto tocca a Montervino, il pallone è con una mano per il direttore di gara, lì a pochi passi non ci sono dubbi, secondo giallo e cartellino rosso anche per il centrocampista della Salernitana che si ritrova dunque in 9 uomini. Ed allora Perrone richiama Guazzo e schiera Capua a metà campo. In doppia inferiorità numerica la Salernitana si difende come può, a denti stretti, sale in cattedra la retroguardia granata nei minuti finali, prima però Mancini a pochi metri dalla porta tira in questo modo, l'ottimo intervento di Gragnaniello evita l'Aversa Normanna il secondo gol. Nei minuti finali l'Aversa Normanna prova a pareggiare, Molinari tra i più bravi della partita prende per mano la retroguardia granata, la conclusione di De Martino e la risposta di Giannarilli in angolo. Poco dopo al 42esimo minuto ci riprova ancora l'Aversa Normanna con Manco, la parata di Giannarilli in due tempi e salva così il risultato. Inutile e innocuo il forcing offensivo dell'Aversa Normanna e così dopo tre minuti di recupero la Salernitana può festeggiare lo storico record delle 8 vittorie consecutive. In passato c'era riuscito soltanto la Salernitana di Gipo Viani nell'immediato dopoguerra e da fine gara i calciatori granata fanno festa con i tifosi della Salernitana sempre più lanciata verso la promozione in prima divisione.